Siamo qui in diretta dal Viper di Firenze, obiettivo zero. Qui abbiamo una, un dipendente pubblico dell'amministrazione di Montespertoli. Tra l'altro si occupa, chiaramente, perché qui siamo obiettivo zero. Obiettivo zero è una manifestazione che cerca di comunicare l'importanza del riciclaggio, del riutilizzo, della differenziazione dei rifiuti. Obiettivo zero, zero rifiuti, perché si può fare. Qui ci abbiamo... Matteo Fiorentini, dipendente, sì, sui generis, sono il vice sindaco di Montespertoli. Io, come ho già espresso durante questo incontro interessante, sicuramente perché affronta tematiche quotidiane su il lavoro che le amministrazioni ma anche i cittadini devono fare per cercare di cambiare il proprio modo di pensare riguardo ai rifiuti, in generale riguardo alla società, ma per quello che parlavamo oggi per quanto riguarda i rifiuti. La cosa principale che mi viene da dire è che, come ho già affermato poc'anzi, il ringraziamento della comunità montespertolese deve essere sicuramente verso i bambini, in particolar modo i bambini dell'infanzia, perché con la loro naturalezza sono riusciti a portare nelle loro case la sensibilità del differenziale, la sensibilità di quel piccolo sforzo che serve per riuscire a fare un'azione che poi è legata al bene della collettività, al bene comune. Quindi quello che ha fatto la mia amministrazione per sensibilizzare al porta a porta, cioè un lavoro fatto con ragazzi del luogo che sono andati famiglia per famiglia, negozio per negozio, a cercare di sensibilizzare le quasi 6.000 utenze di produttori di rifiuti, è senza dubbio importante, senza dubbio interessante e approfondito se legato anche alle assemblee sul territorio, se legato al tentativo di far discutere sui problemi, non solo far discutere sulle problematiche che la raccolta porta a porta a creare, ma come ho detto prima, veramente la naturale propensione alla collettività che ha il bambino è stato lo spunto principale. Perciò partiamo dai bambini. Bravo, perfetto, ok. Perciò te indichi come strada da percorrere per gli amministratori degli altri comuni di iniziare da un'educazione dai bambini, cioè iniziare dall'asilo. Senz'altro. Bene, ok, grazie.